C'è qualche lesione, c'è qualche crollo di cornicione, ci ha comunicato il sindaco di Isola del Gran Sasso il crollo del campanile lì su alla chiesa, ma non ci sono danni rilevanti, diciamo c'è qualcosina e c'è soprattutto a Valle Castellana che è al confine con Ascoli, come sapete. Per il resto non ci sono danni rilevanti. Fortunatamente abbiamo la possibilità anche di concordare una serie di attività. Stamattina nella riunione l'abbiamo fatto, sia una riunione sia a carattere ricognitivo, sia a carattere di prevenzione per programmare una serie di attività che devono essere fatte in questo periodo proprio per fare in modo che poi si riaprono le scuole, la gente ritorna negli uffici pubblici a pieno ritmo, a pieno regime e possiamo stare sicuri. Per cui speriamo che non ci siano altre scosse, ovviamente questo nessuno ce lo può dire, su questo nessuno ci può assicurare, però noi stiamo facendo il possibile per fare un'attività per monitorare e verificare l'agibilità delle strutture, soprattutto degli edifici pubblici, delle scuole, eccetera.